Idea Web, abbiamo qui Ilaria Barbero per l'Alba Volley, reduce da una fantastica partita contro Cuneo e soprattutto al suo primo esordio ufficiale in un campionato nazionale di B2. Ilaria, classe 2004, com'è stato esordire dal primo punto in B2? Sì, sicuramente sono molto contenta di questo esordio, anche per tutto il lavoro che stiamo facendo e poi con questa squadra mi trovo veramente molto bene. Mi hanno sempre fatto sentire parte del gruppo dal primo momento e poi sono inoltre molto contenta che siamo riusciti anche a vincere sabato, nonostante sia stata una partita abbastanza difficile. Soprattutto nel primo set che non siamo riusciti a fare da subito quello che volevamo fare, però poi diciamo, soprattutto nel secondo e terzo set, anche se sono stati comunque sempre combattuti, siamo riusciti a portare a casa la vittoria ed era la cosa più importante. Diciamo, il bello di questa squadra è che secondo me anche nei momenti di difficoltà riusciamo ad aiutarci una con l'altra, essere unite, quindi superare questi momenti e soprattutto anche dalle ragazze più grandi di me mi danno sempre una mano e mi aiutano, mi incoraggiano sempre, quindi sono molto contenta di far parte di questo gruppo e ovviamente di aver esordito sabato. Certo, grande possibilità, grande esordio, ma insomma il tuo percorso nasce da piccolissima qui all'Alba Volley, dove hai fatto tutti i campionati giovanili con insomma esperienze nel giovanile e già l'anno scorso avevi così tastato il terreno per la B2, dove purtroppo insomma un po' per il Covid e tutto non c'è stata possibilità di esprimersi. Sei pronta per i giovanili? Sì, speriamo che con la speranza che rinizino, diciamo l'obiettivo di quest'anno è fare tutto quello che avevamo in mente di fare l'anno scorso, ma poi purtroppo non siamo riusciti, però come con l'avvio anche nei giovanili cercheremo di dare il massimo perché stiamo facendo un buon lavoro, quindi speriamo vadano bene. Ecco, questo percorso l'hai condiviso con Alessandra, che abbiamo sentito la settimana scorsa. E quanti anni è che giocate insieme? Dall'under 13, quindi abbastanza e Insomma, dall'under 13 alla B2. sono molto contenta poi di condividere anche queste esperienze con lei e quindi appunto sono molto contenta di poter vivere queste emozioni con una Certo. compagna come lei. Tu nasci come centrale nei primi anni del giovanile fino ad arrivare a quest'anno, dove cambio di ruolo si passa in posto 2. Com'è stato? Sicuramente all'inizio un po' strano, anche un po' difficile, perché comunque da centrale opposto i tempi di salto ci ho messo un po' a abituarmi all'inizio, però diciamo che sono contenta adesso del nuovo ruolo e pian piano mi sto trovando sempre meglio e Bene. credo di poter anche fare meglio rispetto a quello che riuscivo a fare da centrale. E per la prossima partita abbiamo una combattiva, almeno dai risultati precedenti, in Ormac, che andrete a sfidare a Genova questo sabato. Come sarà la partita, secondo te? Sarà sicuramente una partita molto difficile, dovremo, diciamo, iniziarla subito con la carica giusta, perché appunto anche con la procedura di come è fatto questo campionato è importante vincere, fare bene subito tutte le partite, però diciamo siamo fiduciosi del lavoro che stiamo facendo e speriamo di fare il meglio che possiamo. Assolutamente, grazie mille, ciao! Grazie.